Va bene, ho capito. Allora considerati sconfitto, va bene? Mangia la mia polvere! Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, missione numero 6 di GTA 4 The Lost and Damned. Siamo con Johnny Klebitz e questa missione sarà per Jim Fitzgerald, che già ci ha fatto assaporare cos'è lavorare con lui la missione scorsa. Siamo stati coglioni perché siamo andati a fare questa missione non avendo salute e ovviamente l'abbiamo presa nel culo. E quindi questa volta faremo uguale. Like, iscrizione e campanella. Ci vediamo a Liberty City. Eccoci qua nella periferia della periferia di Alderney. Va bene, fra, lo farò. Ok, va bene. Andiamo. Bad Cop Drop, come annunciato sul finale della missione scorsa. È l'alba. Sì, man. What's the trouble? Hey, guess, bro. Might have something to do with those cops that pulled one over on us. I figured. Got two choices. Either we buy a big tub of grease and prepare to take it from these fat pigs the rest of our lives. Or we head over to the clubhouse. Close to where I happen to know they got themselves set up, and we show them that we're not quite the bitches that they think we are. Well, tempted as I am by your first option, I'm gonna have to go with the second. I figured you'd say that. Read on, James. Feel of a fully automatic pistol in your hand, you son of a bitch. Vamos. Let's see if you still got it, old man. Let's drop the fucking hammer on this run. Va bene, ho capito. Allora considerati sconfitto, va bene? Mangia la mia polvere! Fra. Shit, Jim. You should think about retiring with moves like that. Ancora vivo. L'avessi fatto io sarei morto tipo seduto a stante, morto sul colpo. Oh. Fra, te sei un pazzo a spararmi così. Attira gli sbirri corrotti nel luogo dell'imboscata. You stole his donuts, spilled his coffee. Fratelli, io ho bisogno di salute, se no fallisco un'altra volta. Stupid pigs. Sì, vabbè, prima che mi recuperino ci vuole un po'. Però quella pistolettata, sinceramente, potevi anche risparmiartela. I'm gonna go undercover in your asses, dickheads. No. Bravi. The bulls are seeing red. Ok, aspetta. Fammi. Super fammi. Sennò qui noi duriamo quanto io con Dua Lipa. Niente di personale, giuro. Ok, partiamo dalle cose semplici. Allora,
Easy peasy. È una no damage mission. Vuol dire che non possiamo subire danni. Bella. Ok. Qui. Bello. Bella, ok. Bastardo. Oh. Fra, però ti mi toglie dal cazzo se voglio. Se vuoi che io spari, eh. Bella. Ok. Bene, ne ho fatto fuori uno volendone farne fuori un altro, ok. Capito qui. Volendone farne fuori un altro. Volendo farne fuori un altro. Volendone fare fuori un altro. Questo è l'italiano corretto, ok. You push me. You're gonna have to kill me. Ok, qui. Bello. Nello pisello. Bring it here. Bring it here, motherfuckers. Bello. Giusto uno. Dove è finito? Fratello. Fratello, insomma. Allontanati dalla zona. Dammi sta macchina. Devo dire. È la prima volta che guido una macchina, incredibile. Quella visuale media. Ragazzi, perfetto. Perfetto. Non ho subito danno, ma per la prossima, ragazzi, devo veramente fare qualcosa per riprendermi, perché sennò non ci arrivo vivo. Quindi dammi questo, grazie. Where can I take you? Rifugio, grazie. This is it. Why, thank you. Niente, devo salvare, ragazzi. Devo salvare, devo salvare, devo salvare. Torri. Terry, listen, bro. Heard there's a race going down. Thought you might be interested. A race? You fucking right. I'm in, man. I'll be there as soon as I can. Sounds good, brother. See you soon. Ok, va bene, si farà poi magari nelle missioni secondarie. Noi intanto ci salutiamo. Grazie ragazzi della visione, noi ci vediamo alla prossima missione, la numero 7 sarà Buyer's Market per Elisabetta Torres, che sarà un ritorno
al passato, perché anche lei, prima di essere sbattuta al fresco, aveva questi giri loschi. Grazie ragazzi della missione, ci vediamo alla prossima. Like, iscrizione e campanella da parte vostra. Bacione da parte mia. Ragazzi, ciao.